Ciao, mi chiamo Ronny Gigante. Gigante è il mio progetto solista. Ho scritto il mio primo disco, Himalaya, 2 anni fa. È uscito quest'anno a febbraio. Gli elementi principali di Himalaya sono la sopravvivenza, il freddo, lo spirito di gruppo che prendo dal libro Tabù, la vera storia dei sopravvissuti delle Ande di Pierre Poul Reed. Prendo anche altre influenze letterarie. Il giorno in cui è uscito Himalaya, 28 febbraio, in tutta Italia c'era un freddo allucinante, c'era la neve dappertutto, quindi appena uscito era secondo me il giorno perfetto per ascoltarlo. A me piace molto Battisti, Battiato o il Banco del Mutuo Soccorso, una band che amo particolarmente. Per quanto riguarda band straniere, ascolto molto Tom Rosenthal, i Beirut, gli Al Jay. I pezzi nuovi li sto scrivendo utilizzando i synth, invece al disco vecchio ho utilizzato l'ukulele e poi ho aggiunto i synth. Diciamo che l'ukulele sta diventando uno strumento secondario, privilegiando i synth. Non so se abbandonerò l'ukulele, ma non penso. Quando le foglie moriranno e i sassi esploderanno ancora. Quando ero piccolo avevo una cassetta di sigle di cartoni animati. Riascoltavo sempre la canzone di Ken il Guerriero perché mi piaceva tantissimo. E ho fatto anche 10 anni fa una cover un po' stupida dell'Uomo Tigre con la mia primissima band che si chiama Can I Go to the Toilet Please. È una cover che ho fatto malissimo per ridere. Però mi piace veramente la sigla dell'Uomo Tigre. Ma in realtà io davvero non sono mai andato in montagna. No, non sono mai andato in montagna. Anzi, sono andato 3 mesi fa quando abbiamo suonato a Ivrea. Quella è stata la prima volta, però in realtà non sono mai andato in montagna. Sì. Anche se mi piace. Dovrei andarci più spesso. Sì, dovrei andarci, punto.